Ci troviamo a Sciacca con un personaggio decisamente famoso da queste parti, ma anche dalle nostre. Si chiama Nanà, sicuramente l'avrete riconosciuto, il ballo della casalinga. Almeno in Emilia-Romagna, dove naturalmente voi potete vedere la nostra televisione, lui è estremamente popolare. Nanà, il ballo della casalinga, come nasce? Nasce nel 2003 grazie al carnevale di Sciacca. Noi saccensi siamo molto attaccati a questa meravigliosa festa e quindi avevamo deciso di fare un ballo di gruppo e quindi insomma... Poi hai conosciuto il maestro Franco Bagutti? Poi il signor Bagutti mi ha ascoltato il brano, gli è piaciuto e quindi poi mi ha contattato. Abbiamo fatto questa tournée nel 2010, se non erro, insomma. Buena muchacha, viene aquí a bailar, viene aquí a bailar. Passo passo il movimento, muovi le mani su, e poi le abbassi in giù, un movimento Hawaii, ed uno samurai, sente nel cuerpo un forte calor, perché la musica ce l'ha nel cuor, ma esta noche seguro che ancor la casalinga vuol fare l'amor. Se scopa, se spazza, diventa una pazza e lo fa continuamente senza perdere un istante. Se scopa, se spazza, diventa una pazza. Lei è fatta così e a far l'amore ne gusta sì. Vi voglio dire è che stasera ci dobbiamo divertire, sperando che la musica ci spinga a ballare il ballo della casalinga. Muovi le mani su, e poi le abbassi in giù, un movimento Hawaii ed uno samurai, sente nel cuerpo un forte calor, che la musica ce l'ha nel cuor, ma esta noche seguro che ancor la casalinga vuol fare l'amor. Se scopa, se spazza, diventa una pazza e lo fa continuamente senza perdere un istante. Se scopa, se spazza, diventa una pazza. Lei è fatta così e a far l'amore ne gusta sì. Se scopa, se spazza, diventa una pazza e una donna assai caliente ha la musica nel sangue. Se scopa, se spazza, diventa una pazza. Lei è fatta così e a far l'amore ne gusta sì. Fai vedere come muovi i tuoi fianchi lentamente, alza su le braccia, ti accarezzi il corpo dolcemente. Salta, 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 salta finché puoi, segui questo canto insieme a noi. Se scopa, se scopa, se spazza, se spazza, diventa una pazza, diventa una pazza. Se scopa, se scopa, se spazza, diventa una pazza, diventa una pazza. Se scopa, se spazza, diventa una pazza. Se scopa, se spazza, diventa una pazza. Lei è fatta così, e a far l'amore le gusta sì. Tu da dove deriva, Nanà? Io ho ascoltato una tua intervista, ho sentito che deriva da tuo padre. Deriva da mio padre, perché mio padre si chiama Bernardo, tu lo sai qua in Sicilia, no? Ci sono i doppi nomi, certo. No? Allora lo chiamavano Naddo, Nanà, 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 e quindi quando poi, è tanto tempo fa, quando nei carri allegorici si suonava live, io suonavo da piccolino, quindi avevo già 11-12 anni, suonavo il clarinetto,
sopra i carri allegorici dicevano, suonano Ferdinando e il piccolo Nanà. E il piccolo Nanà, poi questo Nanà è cresciuto e quindi poi praticamente mi è rimasto Nanà e l'ho accettato un po' come nome d'arte. Ho visto alcuni video che magari chi ci può ascoltare può vedere su YouTube, che magari noi manderemo anche per farvi conoscere questo incredibile personaggio, perché magari uno dice ma la musica, le orchestre, è solo parte del no, anche al sud giustamente, ma soprattutto anche in Sicilia ci sono dei fenomeni veramente interessanti. Ho visto l'immagine del carnevale di Sciacca, sei quasi un idolo, perché tutte le colonne sonore del carnevale sono tue. Non tutte, diciamo che noi diamo la nostra parte e quindi cerchiamo sempre di far crescere e migliorare questa immagine della nostra città. Tu nasci come musicista, come autore, raccontami un po' brevemente. Io nasco musicista, insomma, ho studiato in conservatorio, sono all'attivo 7 strumenti, insegno clarinetto, però sono amante del jazz, del blues, insomma. Io amo la musica in genere, quindi ho sempre sposato, non mi sono mai soffermato su un genere musicale. Io la musica l'amo a 360 gradi. Io ho un grande rispetto nel liscio, grande rispetto quel che sia anche il mondo del blues, il mondo del latinoamericano, tanto che insomma poi sono nati tanti brani da Annacati, il ballo della casalinga, insomma Mossa, insomma, che hanno avuto anche il loro successo. Cioè potremmo dire musica a 360 gradi, insomma, perché ho ascoltato tra l'altro la colonna sonora, questo pezzo che ha quasi 400.000 visualizzazioni su YouTube, che si chiama Taccatici. Sono rimasto molto colpito per questa idea di unire degli stili balcanici un po' mediterranei. Addirittura mi stai dicendo che il prossimo anno, mi hai detto prima, il prossimo anno ci sarà la musica tribale africana. Beh, vi ho dato una chicca, cioè l'idea nostra, noi amiamo un po' le culture, nelle culture in genere, ci piace un po' viaggiare. C'è stato un anno che siamo stati in Brasile, abbiamo fatto un brano che si intitolava Mi è scattato Curaçao, poi l'anno successivo siamo andati in Grecia, quindi abbiamo fatto la Zorba, la cosiddetta Zorba, l'anno scorso insomma balcanico, quindi, e quest'anno l'idea è di fare qualcosa di tribale, quindi ambientato un po' al mondo africano. Cena sta città.
questo tuo tentativo di coniugare varie culture è perché la Sicilia, al centro del Mediterraneo, ti porta ad avere così, ad essere quasi contaminato da varie culture musicali? Ma la Sicilia lo sappiamo che è una regione, insomma, contaminata da molti popoli, diciamo quasi tutti sono passati da qua. E quindi l'idea è bella, insomma, quindi si arricchisce un po' anche la cultura e quindi in questo caso anche la cultura musicale. Senti, allora, tu cosa hai? Hai un'orchestra, no, per fare capire? No, no, io hai un gruppo, hai una band? Formo il gruppo e poi nell'occasione. No, perché ho ascoltato, mi hai fatto vedere prima, durante una tua serata con una big band di 30 elementi. Sì. Fai anche cose di questo. Ti ho sentito suonare i sax benissimo, magari potresti essere un grande interprete del folklore romagnolo. Perché ci hai mai provato? Perché no? L'idea del folklore romagnolo io sono ambientato in altri mondi, diciamo, mi piace e ho grande rispetto, come ho detto in precedenza. Sì, sai che il sax è uno strumento principe nel sì, Romagnolo. No, ci no, sono, no. Ci sono io l'ho suonato, c'è stato un periodo che ho suonato del liscio, insomma, perché tutto fa esperienza, è giusto che si suona, è giusto che si conosce quella parte, però diciamo nasco bluesman, quindi nasco. Mi piace il mondo del jazz, mi piace il mondo dell'orchestra big band, quindi molto swing. Hai ascoltato? Ho ascoltato, mi è venuto in mente subito, per parlare anche di cultura meridionale, quello che faceva Pino Daniele, insomma, cioè anche lui piaceva il blues. L'idea è quella? L'idea è anche quella. Io ho amato Pino Daniele, diciamo, un autore e un compositore meraviglioso sotto certi aspetti, e noi prendevamo anche spunti da lui, perché lui è stato un grande maestro per noi, quindi lo spunto anche di lavorare sulla lingua siciliana e quindi fare del blues in siciliano, per esempio. Quindi si lavora. Sera, posso venire? Come va? Mi fermo qua. Sera, questa sera, chiama fa. Sentite un po' sti noti qua. È una canzone che ho accordato e fa. E ve la canterà voi, nana. Mi chiamano mafioso, mi chiamano terrone. Io aiuto sulle omari e sugli meridionali. Mi piace andare in giro e dire al mondo intero quello che si dice. Mi piace una cosa dolce, a mia mi piace, a mia mi piace una cosa dolce, un cannolo carricotta. Fernando Viviano alla chitarra. Lasci la cassata e pura tucci data, la zagara che inciuri, tanto fare l'amore. Troppo ho quel vizio che me ne andrei all'ospizio. Questa voglia amata che ho per la ricotta. Mi piace una cosa dolce, a mia mi piace, a mia mi piace una cosa dolce, un cannolo carricotta.
mio mi piaci, una cosa luci, a mio mi piaci. Mi piace, mi piace chi un cannolo carricotta. Grazie! Però io penso che la musica va rispettata tutta, cioè, e vista a 360 gradi. Questo è vero, però vedo che in ogni regione d'Italia, e non parlo solo della Sicilia, in ogni regione d'Italia c'è una cultura particolare e credo che sono proprio gli abitanti, i musicisti del luogo che cercano di portarla avanti. Tu stai cercando di spaziare attraverso culture, direi quasi mondiale, dal Brasile, sì, Africa, sì, slavi, Balcani. Ho apprezzato molto, poi se mi vuoi parlare un attimo, perché questo è il pezzo che dal punto di vista dell'arrangiamento mi ha più colpito. Attaccatici, l'idea della musica balcanica, perché? Ti ha colpito in particolar modo? Il balcanico, intanto parliamo di fiati, e quindi bandistici, quindi molta banda, io ho fatto parte della banda. È un mondo che mi piace, che mi appassionava. Ora io non ricordo un grande autore e compositore molto conosciuto a livello mondiale. E siamo andati ad ascoltare, purtroppo non ricordo questo grande artista, però siamo andati a vedere anche dei concerti live per vedere anche i lati tecnici, no? Di che tipo di strumentazione, è una cosa meravigliosa, spettacolare. Infatti. Ho detto poi all'autore, al mio autore, che normalmente è sempre Baldo Sclafani, quello che è stato l'autore della Casalinga, Nacapi, il mio compagno di vita musicale. Ho detto, noi dobbiamo fare assolutamente qualcosa di balcanico, perché era qualcosa che sentivo. Poi la musica va sentita, no? Ti viene la scintilla, la porti avanti. Allora, io ti ringrazio per queste parole che hai speso, che abbiamo dedicato ai nostri ascoltatori, che sicuramente avranno avuto piacere di ascoltare una voce, potrei definirla diversa dal coro, perché sai, dalle nostre parti si ascoltano certi generi musicali, ma io sono rimasto, perché come te amo la musica, sono rimasto veramente colpito dal tuo modo di fare musica. Grazie e tanti grazie, e tanti grazie a voi. Spero di vederti, si dice al nord, o in continente, perché, si dice. Perché no, perché lo mai dire mai. Mai dire mai, nel 2010 ci sei già stato. Assolutamente, con Baguti, sì, quindi... con un'altra esperienza con qualche altro gruppo, con il tuo, mi farebbe piacere avere. È stato un piacere. Grazie, Nanà. Grazie a voi, una buona serata.